questo periodo di incertezze, paure, sicuramente di grande difficoltà, noi abbiamo ricevuto il dono più grande, che è quello di diventare presto dei genitori. Io L'avevamo capito subito, meglio, tu l'avevi capito l'avevo subito. capito subito perché comunque gli occhi si sono accesi, poi questa nausea che è ingiustificata. Ed è stato proprio per quella nausea che ho detto: amore, facciamo il test. Fatto questo test, abbiamo aspettato quei 3 interminabili minuti e poi finalmente. Quelle due lineette blu che ci hanno regalato una gioia indescrivibile che solo chi è genitore può capire. Esatto. E quindi questo 2020 per Per noi ha portato noi ha qualcosa portato di qualcosa, buono. sì. Quindi Sì. siamo felicissimi. Felicissimi. Naturalmente questo era il momento in cui loro hanno scoperto, naturalmente, di essere futuri genitori. E Alessandra, è stato un Grazie. momento speciale, no? Ma è Scoprire stato di... un momento molto speciale perché, considerato appunto il periodo che stiamo vivendo, avevamo veramente bisogno di belle notizie, di gioia. E quindi era una cosa che desideravamo da tempo. Purtroppo la carriera ci aveva impedito, i viaggi ci avevano impedito, e come sappiamo tutti, quando si decide di avere un bambino, il tempo lo decide, non lo decidiamo noi, insomma, lo decide la natura, per cui è arrivato ed è stata una gioia indescrivibile, veramente. Beh, un momento sicuramente di grande tenerezza fra voi due, perché Molta. quale momento più tenero. E ora andiamo invece a vedere, appunto, Finalmente. quando vince Cesare Bosci nel 2018, con te che sei stata protagonista, perché davvero lo facevi ballare come nessun altro al mondo. Prego. Non andare via, non andare via, non andare via. Nel vulcano spento e credevi morto, molte volte il fuoco è rinato ancora ed il fuoco brucia tutto quanto intorno e non riconosce niente, nessuno. E quando fa sera, se c'è il fuoco in cielo, il rosso ed il nero non hanno confine. Non andare via, non andare via, non andare via. Alessandra, che ricordi belli, eh? Molto molto belli. Tra l'altro a Cesare l'ho detto qualche giorno fa ed era emozionatissimo perché siamo rimasti davvero in contatto, ci vediamo tutte le volte che possiamo, quindi zio Bocci, tra poco zio Bocci. Zio Boccio, che siete rimasti in buoni rapporti. Veramente in ottimi rapporti, è uno di famiglia ormai, Lo salutiamo. Intanto era finita la prima sì. parte, è iniziata la seconda parte. E quindi, insomma, una bellissima cosa quella che è accaduta. Tu hai raccontato, anzi, prima avete annunciato nel video del bimbo, ma c'è un altro video che ci hai mandato che vorremmo Certo. vedere insieme a te. It's a boy. There goes my heart beating, 'cause you are the reason I'm losing my sleep. Please come back now. And there goes my mind racing, and you are the reason that I'm still breathing. I'm hopeless now. I'd climb every mountain and swim. Oh, 'cause I need you to see that you are the reason. Alessandra, vediamo Non mi fate quanto ti sei commossa. emozionare. Che emozione. Non c'è cosa di più tenera di avere una futura mamma protagonista appunto di
di questa puntata, io e Lisa ti possiamo capire che ci viene anche noi, insomma. Quando senti quel battito di tuo figlio è un'emozione straordinaria. Ce la fai a descrivercelo? Ce l'hai registrato? Io l'ho registrato, me lo sentivo la notte. Che bello. Era un'emozione incredibile. È una cosa indescrivibile, perché realizzi che realmente dentro di te cresce un'altra vita e sentirla lo rende reale per la prima volta. Ma è un'emozione che i genitori capiscono. Ma possiamo vedere? Ce lo fai vedere? Perché questa è un po' un'esclusiva che tu fai, la prima volta che ne parli. Eccola. In televisione. Noi siamo molto vede, orgogliosi di te, che bel pancino, a te che sei sempre così in forma. Bellissima, sei bellissima. È una davvero. Donna invece che è contenta di avere la pancia, però, perché contiene molto, il molto frutto dell'amore. Che non vede l'ora che cresca, quindi molto molto contenta, sì. Sei ancora più bella così da mamma e siamo davvero felici per te. Ma com'è cambiata la tua vita? Perché fra l'altro ora dovrai naturalmente, credo, fermarti un po', no? Non potrai proprio ballare come siamo abituati a vederti, che sei straordinaria con le tue acrobazie. Grazie. Sì, sicuramente i ritmi sono cambiati, anche perché i primi 3 mesi sono stata veramente male, ho avuto nausea, vomito ogni giorno, ho perso anche dei chili e quindi tutto l'entusiasmo di adesso si ingrassa, dai, mettiamo su questa pancia, invece era più una paura perché non riuscivo a prendere peso, considerato insomma come mi sentivo, quindi sono stata per lo più a letto, non ho lavorato per quei 3 mesi, adesso sto ricominciando perché sono alla 15ª settimana e comincio a sentirmi un po' meglio. Quindi piano piano sto tornando ai miei ritmi, naturalmente contenuti, insomma non posso fare quello che ho sempre fatto, la tritoli come mi chiamano ballando, sempre super, super attiva, però sicuramente cerco di adesso di cominciare a muovermi il più possibile perché voglio che senta comunque come sarà la vita fuori da qui, perché spero di condividere con questo bambino la gioia, l'amore che abbiamo per quest'arte, per la danza, insomma, quindi voglio che balli anche un po' con me, quindi cerco di ballare, insomma, cercando di fare il meno possibile, di stare il più calma possibile, però cercando di condividere, insomma, quella che è la mia passione con questo bambino. Poi qui la situazione virus sta di nuovo peggiorando, per cui non ho, insomma, i ritmi di prima, anche per una questione di restrizioni del governo, quindi per adesso siamo molto a casa, usciamo veramente soltanto per lavorare, quindi diciamo che sono un po' a riposo forzato, diciamo così, che non dipende solo da me. Alessandra, noi abbiamo in collegamento, come immagino avrai potuto ascoltare, con Carmen Russo, che anche lei insomma è una grandissima ballerina, e vorrei che Carmen ti desse magari qualche consiglio proprio a riguardo a questa fase della tua vita, visto che comunque siete due atlete. Certo. Carmen. Guarda, ma Alessandra non ha certo bisogno di consigli, guarda. Soprattutto da me. Io ho avuto una gravidanza fantastica perché, ricordavamo poco fa, io fino al 7° mese e mezzo abbiamo ballato, abbiamo fatto un bellissimo passaggio. Non avevo dubbi che quella gamba a 180 gradi l'avevi anche con la pancia. Ti adoro. Ma la cosa bella non era più un passa due, era un passa tre. Era un passa tre perché era talmente grande la pancia. Poi ogni donna sa qual è il proprio limite, sa fin dove può arrivare e soprattutto chi ha sempre lavorato col fisico, essendo una brava ballerina, sai benissimo come potrai goderti questi mesi che sono fantastici, indimenticabili. Bellissimo. Facciamo tutti i nostri un grande abbraccio, in bocca al lupo. Grazie. E visto che parliamo di bambini, Lisa, tu hai questa bimba che abbiamo visto adesso di 4 mesi e mezzo, già pensate al secondo oppure puntini puntini? Ma noi ancora non dormiamo la notte, questo piccolo che problema, Ginevra non dorme la notte. Sai che arrivava la mattina quando facevamo video in diretta che non aveva dormito perché Ginevra ha 2 anni, ora e mezzo. 2 anni e mezzo, mi ha detto il pediatra insomma che fino a 3 anni dobbiamo aspettarci che continui così, poi dopo dovete ancora riprendervi per poter pensare al secondo. Voglio consigliare a Alessandra di dormire molto.
molto, di riposarsi tanto, e una volta che nasce poi il bebè, ecco, si dorme molto poco e diciamo il primo anno è molto impegnativo, però se ti posso dare un consiglio, stai vicino molto ad altre mamme che hanno bambini, interagisci in delle chat con altre mamme, perché la solidarietà tra di noi è un grande stimolo a andare avanti, a fare, l'importante è non sentirsi mai sole, perché comunque il lavoro della mamma è un lavoro veramente difficile, a volte ci possiamo sentire anche inadeguate. Parla con le altre mamme. Confrontati sempre con le altre mamme, dalla colichetta fino alla mancanza di sonno. Alessandra. Intanto spaventate per quello che arriverà, perché non, insomma, a fare la mamma non ce lo insegna nessuno, no? È qualcosa di istintivo che poi facciamo quando arriva questo cucciolo, no? Che ha bisogno di tutte le nostre cure. Fortunatamente vi dirò che la quarantena qui ha dato i suoi frutti ad Hong Kong e tante amiche ballerine ne hanno approfittato per insomma fermarsi e mettere su famiglia, perché anche nel nostro mondo le gare sono adesso bloccate, tutto in stand by, quindi certo. È una bella community che si arricchisce di bambini qui, per cui ci diamo una mano a vicenda ed è speciale, molto molto bello. Alessandra, io so che oggi parleremo appunto di storie lunghe, importanti, anche tu con Luca Urso, il tuo collega, so che è una storia che risale ai tempi, raccontaci. Risale a quando, in realtà i nostri genitori si conoscevano da giovani. Mia mamma scherza sempre dicendo che lei ha fatto sì che mio marito nascesse, perché mia suocera non riusciva ad avere bambini. Ai tempi mia madre era incinta della sua prima gravidanza, quindi di me, e fu proprio lei a consigliarle di andare dal suo ginecologo, quindi mia suocera andò dallo stesso ginecologo di mamma e così poi mio marito. Insomma, hanno organizzato il matrimonio prima della nascita addirittura, Ale. Esatto. Cioè proprio mia prima che voi... Mi quando era incinta di mio marito, perché io sono un anno più grande di mio marito, quindi ridiamo sempre su questa cosa, no? Chissà, cioè, insomma, la vita era un po' strana. Il destino era proprio quello che mia mamma doveva dare una mano a mia suocera a realizzare il sogno di avere questo bambino che aveva desiderato per 5 anni. Insieme da tanti anni, praticamente da bambini state da insieme. Da sempre. Sì, balliamo insieme da quando avevamo 5-6 anni, adesso 26 anni di carriera insieme, fidanzati da 13 e sposati da 4, quindi una vita insieme. Il mio primo bacio, il mio primo uomo per tutto, sia nelle esperienze di vita, proprio i viaggi insieme, le prime gare insieme, abbiamo proprio condiviso tutta la carriera, è la nostra storia d'amore, quindi tutte le esperienze, tutti quei momenti di tenerezza, di romanticismo che si vive dall'adolescenza fino ad adesso. Quindi avremo tanto da raccontare a questo bambino. Alessandra, ma possiamo saperlo? È un maschio o una femmina? È un maschietto per la gioia di papà. Come avete pensato di chiamarlo? Avete già un'idea? Ma abbiamo delle idee, per ora il nome che ci piace di più sembra Liam, quindi probabilmente il primo amore mi sa che è quello che poi alla fine vince, quindi stiamo continuando a dare un'occhiata ai nomi per essere certi, però finora è quello che più di tutti ci piace e ci ha colpito. Ma avete già le scarpette da ballo pronte? Tutto pronto. Anche per Liam? Certo che sì. Ma senti un'altra cosa, ma nascerà lì a Hong Kong? Purtroppo, data la situazione, non si può fare altro, perché viaggiare sembra non tanto sicuro e quindi niente. Faremo il sacrificio purtroppo di stare lontano dalle famiglie ed è brutto essendo il primo nipote da entrambi i lati, però è l'unico modo per sentirci insomma sicuri in questa situazione, quindi lascerà qui a gennaio e dopo speriamo di essere subito in forma per la prossima edizione di Ballando e quindi a marzo lo portiamo giù e le nonne vengono a fare l'etate, e che sarà una cosa che adoreranno tantissimo, quindi poi ci godremo un po' il momento in famiglia una volta che nasce. Grazie, ci siamo Alessandra. Vicini Alessandra, abbiamo capito la tua sincerità, quello che stai anche passando, però sicuramente Luca, con cui sei cresciuta, sarà il compagno ideale per questo percorso, veramente in bocca al lupo. Che fate a Hong Kong, Alessandra, fra l'altro, per chiudere? Scusami? Che fate a Hong Kong? Come mai siete a Hong Kong? Ad Hong Kong viviamo quasi da 10 anni, insegniamo, facciamo degli show, dei workshop, giriamo anche molto per la Cina, adesso purtroppo no, però andiamo anche a insegnare in diverse insomma parti della Cina, dell'Indonesia, del Giappone, quindi abbiamo sempre fatto base qui e poi
ci spostavamo per insegnare un po' in giro per il mondo. Bene, grazie Alessandra di essere stata con noi, a saluta voi, tuo marito e in bocca grazie, al lupo per il piccolo Lia. Un abbraccio, un bacio grande.